Cari amici, io più volte vi ho parlato della grande importanza di questa collana che si trova in edicola, una collana intitolata I grandi processi della storia, ormai giunta al termine, perché quello che vi sto per far vedere adesso è il penultimo dei libri di questa collana che ha riguardato ben 45 volumi che hanno trattato i grandi processi, per dirvi esattamente italiani o di tutto il mondo, per dirvi esattamente l'importanza di questa opera che io ogni volta sento il dovere di propagandare, è che si parla di processi, a cominciare dai grandi processi dell'antichità greca, ad esempio. Quindi anche a Temistocle. A Temistocle, l'ultimo che abbiamo visto, no? Ah, non lo ricordavo. L'ultimo volume era dedicato a Temistocle. È stato pubblicato... Anche a Pericle, allora. Tutte le cose più importanti sono state pubblicate. Vi dico perché è importante. Perché se non si conoscono queste cose, è inutile andarsi a leggere i testi di storia, dove ti dicono sistematicamente le faccende per sommi capi. Quando qui sono vere. Sì, qui invece c'hai il processo vero e proprio, quindi la narrazione dei processi, il processo di Gesù. Chi lo conosce, il processo che è stato fatto a Gesù? Il triplo processo. E queste sono le cose più importanti. Perché? Perché ti fanno capire le leggi vigenti, chi i personaggi chi infrange, che agivano, chi li infrangeva, e poi praticamente le ragioni che hanno portati alla condanna. Un altro libro di questi, vi dico, sono 45 volumi che io ho raccolto. C'è anche il processo a Luigi XVI? Il processo a Luigi XVI, al processo Antonietta. E c'è stato il processo ai Templari, le cose che mi vengono in mente, ma quelle cose maggiormente importanti, ad esempio il processo a San Paolo, i tre processi a San Paolo, chi lo sa che San Paolo è stato processato alla presenza dell'imperatore? Ma dove lo dicono, chi lo racconta? Se San Paolo è stato alla fine condannato a morte e lui ha detto sono cittadino romano, mi devi tagliare la testa e non mi puoi crocifiggere, tanto per dire, perché io non ho niente a che vedere con questa gente, citando ovviamente i suoi seguaci. No, i cittadini romani erano risparmiati, non venivano mai uccisi. No, tagliavano la testa, se sei condannato a morte tagliavano la testa. Allora, e dicono appunto che le tre fontane che sarebbero sgorgate alla morte, perché la testa di San Paolo ha rimbalzato tre volte e lì manco fosse la fontana della Vergine del grande film, del grande regista. Infatti alle tre Bergman. Fontane ancora c'è una fontana che zampilla. C'è un convento che è di una ricchezza stratosferica, il convento delle tre fontane, che è gestito dalle monache, è miliardario. Enorme. Perché della... tutti gli anziani che muoiono e che sono ricoverati lì, lasciano tutto... La cosiddetta mano morta, che non è quella che si mette, capito? No, è un'altra. Io mi ricordo quella giuridica. Voglio ricordare con affetto un anziano professore di storia che noi abbiamo avuto, si chiamava di cognome Zerilli, era un siciliano e non voleva che noi dicessimo io penso che, perché lui si incazzava e aveva perfettamente ragione. Tra parentesi, io sono andato all'esame di maturità con 9 in storia, perché me ne metteva lui, perché io ero uno che ragionava sugli avvenimenti. E lui non voleva mai che noi dicessimo... Io penso che, perché? Io penso che, dice, allora, o lo pensi e non c'è bisogno che lo devi dire. Quindi devi essere affermativo. Non c'è bisogno che dici, io penso, che cosa devi dire? Dici... E è così, certo. È la tua idea e certo. Devi avere il coraggio delle tue idee. Certo.
grande siciliano, bravo, grande professore di storia, grande di seguace di Giovanni Gentile. Veniamo a noi. Oggi si trova nelle librerie, in certe librerie, perché è edito dal Corriere della Sera, e in certe edicole un po', quelle ricche di materiale, questo libro che quanto mai di attualità, Il processo a Gian Giacomo Mora, che non è Lele Mora, capito? È un altro questo qui. Lele Mora... Sempre a Milano. Comunque, sì, sì, sì. Se la passava bene con certi personaggi. E mentre questo qua l'hanno accusato di avere sparso... Unto. E unto le case per spargere... Il virus della pestilenza che noi chiamiamo manzoniana, perché è proprio l'opera del Manzoni che ha descritto questa situazione. Anche nei dettagli. Ricordo che i Promessi Sposi toccano l'argomento, poi c'è la storia della colonna infame, che è un altro libro che il Manzoni descrive per descrivere cosa significa l'intolleranza, l'incapacità dell'uomo a giudicare, anzi la prevaricazione costante nei confronti delle persone che, essendo più deboli, di fatto non si possono difendere e vengono accusate delle peggiori cose. Ricordate, Gian Giacomo Mora, dopo terribili torture, poi fu, come si tratta molto bene nella... In parte si tratta anche dei Promessi Sposi, ma soprattutto nella storia della colonna infame, e qui si può anche vedere l'iscrizione, eccola qui, questa è l'iscrizione. La targa. Sì, su marmo, che è stata posta da queste brave persone che hanno torturato a morte pubblicamente, e tutti andavano a guardare. Allora, ci gioivano, perché poi cosa è successo? Che quelli li hanno ammassati, ma la peste ha continuato a diffondersi, quindi che cazzo mi vai raccontando in nome della tua religione? Maledetto buffo! Ricordiamogli alla gente, agli ascoltatori, che questi erano gli inquisitori, quelli della Santa Inquisizione. Esattamente, perché siamo sempre in quell'ambito e in quella cultura. Soprattutto sotto la dominazione spagnola, immagino come era. Esattamente, integralismo gesuitico. E contro riformista. Certo. Nel pieno della controriforma. Certo. Nel fulgido, proprio il punto più fulgido della controriforma, perché il Concilio di Trento è del 1586, mi sembra. E siamo lì. Da lì parte. Qui è 1630, siamo lì. Allora, e per concludere, perché dico che questo libro è pertinente? Perché oggi ci troviamo in una situazione assolutamente invertita. Noi oggi sappiamo che c'è qualcuno che ha sparso il germe cattivo, l'infezione malefica. Lo sappiamo perfettamente, sappiamo anche che questa infezione malefica serve soprattutto per distrarre l'attenzione dell'umanità e per far fare i soliti guadagni ai soliti loro signori. Ecco perché la differenza balza subito agli occhi. E questo è una inversione dei ruoli. C'è una frase che viene riportata nella copertina dal libro, appunto, Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni, il quale ha scritto sia la storia della colonna infame che i Promessi Sposi, in un'epoca in cui bisognava molto stare attenti a scrivere, quindi lui c'è stato molto attento, ma il sottinteso dell'opera, di tutta l'opera manzoniana, ne stavamo parlando anche... No, tantissimi sottintesi, è tutta una metacomunicazione, un metamessaggio.
Ricordiamoci che Manzoni è quello che ha scritto la poesia dedicata alla morte di Napoleone e è anche quello che ha scritto La Delchi, l'opera teatrale, l'opera tragica più significativa del nostro risorgimento. Quindi ricordiamoci. Il crollo di una persona, il crollo di una famiglia, il crollo di uno Stato, il crollo di una nazione. Più tragico di così, esatto. È difficile. Sulle tracce del protagonista, la vicenda del processo agli untori si svolge in un pugno di vie in quello che oggi è il cuore pulsante di Milano. Se si percorre via Torino da Piazza del Duomo e si prosegue in corso... Si arriva a Porta Genova. Ticinese. Porta Ticinese, sì. Io prima di arrivare alle colonne di San Lorenzo, si incrocia sulla destra una strada stretta e curva che porta in Cesare Correnti. La via è oggi dedicata a Gian Giacomo Mora, barbiere e, come è stato scritto, forse l'unico barbiere a aver avuto un simile onore. Le ragioni sono note e sono state descritte nelle pagine precedenti. Qui, infatti, sorgeva la sua bottega, luogo di snodo della vicenda del processo agli untori. All'epoca dei fatti la via faceva parte della contrada della Vetra che apparteneva al sestiere di Porta Ticinese, ossia una delle sei zone in cui era anticamente divisa Milano. La divisione riguarda quello che oggi chiameremo il centro storico della città. Questo è un aspetto. E l'altro aspetto è la frase in conclusione che voglio leggere, che è appunto la frase conclusiva della storia della colonna infame. Noi abbiamo cercato di far vedere che quei giudici condannarono degli innocenti e che per trovarli colpevoli dovettero fare continui sforzi d'ingegno dei quali non potevano ignorare l'ingiustizia. E guardate che questa frase detta da uno che era molto vicino al Verri e che era imparentato con Cesare Beccaria. Con Cesare Beccaria è molto importante e noi lo potremmo ripetere anche oggi, perché in Italia di magistrati che si devono inventare di tutto per accusare delle persone che sanno essere perfettamente innocenti, questi tipi di magistrati ne conosciamo moltissimi. A te la parola. Allora, io adesso leggerò il testo dell'ultima querela che abbiamo appena fatto, però io chiuderei qui e cominciamo a fare l'esaltazione della querela. Esattamente.